Buongiorno a tutti! Oggi parlerò di un argomento che completa una lezione che ho già fatto, cioè la lezione numero 38 sull'imperativo. Se avete ancora dei dubbi sulle basi dell'imperativo, guardate di nuovo il video. Ad ogni modo, in quella lezione ho parlato dell'imperativo per le forme che corrispondono al francese, e cioè la seconda persona singolare e la prima e la seconda persona plurale. Per esempio, parle, parla, per la seconda persona singolare, parlons, parliamo, per la prima persona plurale, e parlez, o parlate, per la seconda persona plurale. In francese, la forma per la seconda persona plurale può essere usata per molte persone, parlez, o per una persona sola, parlez, monsieur. E quindi può corrispondere alla forma di cortesia, alla forme de politesse in francese. Voi sapete bene che in italiano per la forma di cortesia non usiamo la seconda persona plurale, ma la terza persona singolare. Noi italiani diamo del lei, lui voyons, non diamo del voi, voyons, come in francese. Quindi, per dare un ordine o esortare qualcuno a fare qualcosa in maniera cortese, in italiano dobbiamo usare l'imperativo per la terza persona singolare. Usiamo questo imperativo per invitare in maniera cortese una persona a fare qualcosa. Questa forma, però, a livello grammaticale, è molto diversa dalle altre forme di imperativo. Per questo motivo non l'ho spiegata nella lezione numero 38. Per ottenere l'imperativo di cortesia per la terza persona singolare, dovete utilizzare la terza persona singolare del congiuntivo presente. Sì, è un imperativo, ma con la forma grammaticale del congiuntivo. È un po' assurdo, vero? Quindi, per vedere la formazione dell'imperativo di cortesia, vi invito a guardare anche la lezione numero 52 sul congiuntivo. Ecco degli esempi concreti. Regardez, monsieur. Guardi, signore, guardi. Venez, madame, venez. Venga, signora, venga. Écoutez, monsieur, écoutez. Ascolti, signore, ascolti. Oh, tenez, madame. Tenez, madame. Tenga, signora. Tenga, signora. Usiamo questo tipo di imperativo anche con i verbi pronominali, lezione 27. In questo caso, al posto di vous, usiamo si davanti al verbo. Per esempio, asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous ou prenez place. Si accomodi, signore. Si accomodi. Oh, calmez-vous, madame. Calmez-vous. Si calmi, signora. Si calmi. Avete capito? So che è un argomento un po' difficile, ma spero di essere stato chiaro. Bene, la lezione di oggi è finita. Se avete delle domande, lasciate un commento qui sotto. D'accordo? Ci vediamo la prossima volta. Ciao!